Salve a tutti i lettori e ben ritrovati in un nuovo video. Io sono Valeria e oggi facciamo una roba un po' particolare perché facciamo sia un unboxing Amazon con dei libri che sono riuscita a prendere grazie all'affiliazione, sia un mini haul. Questo perché ho già un sacco di libri, nonostante sia passato pochissimo tempo dall'ultimo haul, ve lo linko magari nelle schede dell'info box. Sono lì e in quel haul lì vi mostravo 55 libri, per cui per non arrivare tra 2 mesi ad averne 70 preferisco mostrarvene un pochino adesso. Direi di cominciare. Vi faccio vedere molto brevemente i 4 libri che io ho comprato a Edimburgo. Io solitamente vi faccio vedere tutto quello che compro durante un viaggio nel vlog della vacanza, che in questo caso dovrebbe uscire martedì prossimo o tra 2 martedì. PS, fatemi sapere assolutamente nei commenti se volete una mia video recensione di animali fantastici dove trovarli, perché in caso ovviamente lo andrò a vedere al cinema. Tenterò di fare il video per farlo uscire martedì, insomma, fatemi sapere. Comunque, ci tengo a farvi vedere questi 4 libri anche nell'haul perché, uno, non tutti guardano i vlog, sono i miei video meno visti, e due, sono troppo felice dei libri che ho comprato, per cui ci tenevo veramente un sacco a mostrarveli. Comunque, tutti i libri che vedrete in questo haul li trovate linkati nell'info box ad Amazon. Il primo libro che vi faccio vedere è History of the World in 100 Objects di Neil McGregor. Questo qui è semplicemente La storia del mondo in 100 oggetti. È un libro, a parte mi piace un sacco la copertina, questa qui è l'edizione economica Penguin. Questo qui è un libro, un saggio, che appunto ripercorre la storia dell'umanità e del mondo, prendendo in esame degli oggetti che sono stati cruciali per un determinato periodo storico. Questo libro lo tenevo d'occhio da secoli, cioè mi sa che tipo ve l'ho postato anche un paio di volte su Instagram ogni volta che lo notavo in libreria, eccetera eccetera, però in Italia è edito da Delphi al prezzo di 25 euro, se non sbaglio, e ad Amazon lo troverete linkato sia la versione inglese sia la versione italiana se siete curiosi. Per carità, l'edizione ad Elfi è sicuramente più di pregio rispetto a questa qui. Questa qui mi è costata 10,99 sterline, per cui circa un 12-13 euro. Però tra l'avere l'edizione economica e poter leggere il libro e non poter leggere il libro, ovviamente ho preferito la prima opzione perché 25 euro erano veramente tanti. Il secondo libro è il libro che poi mi ha convinto ad entrare da Waterstones. Quella mattina a Edimburgo, mentre aspettavo che Valentino si preparasse in albergo, ho guardato un video di Ariel Bissett, video che vi linko nell'info box. Ariel Bissett continua ad essere la mia booktuber in generale preferita in assoluto, e parlava nel video appunto di questo saggio qui. Questo qui è So You've Been Publicly Shamed di John Ronson. È un saggio sul shaming pubblico che si fa su internet, per cui tu commetti, twitti la cosa sbagliata, posti un'immagine che non dovresti postare, anche cagate, cioè nel senso anche cose piccole, che però continuano a crescere finché non ti rovinano la vita. È una cosa che accade spesso, che accade spesso anche in Italia, che ha portato a conclusioni abbastanza tragiche, basta pensare ai recenti fatti di cronaca. E quindi mi interessava tantissimo leggere un saggio che parlasse appunto di questo. L'unico libro che non ho comprato da Waterstones l'ho preso al Museo degli Scrittori di Edimburgo, The Writers Museum. È veramente un museo carinissimo e si entra gratuitamente, e lì c'è tipo tutta un'ala dedicata a Sir Walter Scott, che ovviamente insieme a J.K. Rowling è il grandissimo scrittore scozzese, per cui non potevo non portarmi a casa Ivanhoe. Questo qui è nell'edizione Penguin English Library, che è bellissima, cioè le Penguin English Library sono le più belle secondo me tra tutte le edizioni che la Penguin fa. L'ho pagato 7,99 sterline e l'ho preso, cioè io in realtà ho già una copia di Ivanhoe in italiano perché l'ho letto proprio da bambina, solo che ce li ho in quelle edizioni tipo classici per bambini, per cui secondo me non sarà sicuramente una copia, cioè una versione integrale del romanzo. Ci tenevo a leggerlo e insomma, se vai in Scozia e non ti compri Ivanhoe non puoi uscire dalla Scozia, per cui l'ho portato via con me. In ultimo da Waterstones, è capitato per le mani questo e non potevo lasciarlo lì. E questo qui è History of Britain in 21 Women di Jenny Murray, ovvero Storia della Britannia in 21 donne. Poteva essere lasciato lì? Sicuramente no. Questo qui viene a prezzo pieno 16,99 sterline, però era in saldo di 3 sterline, per cui l'ho pagato 13,99, ma l'avrei preso anche a 16, a parte un'edizione bellissima e non poteva mancare nella mia libreria. Tolti di mezzo i volumi che ho avuto il coraggio di comprare, nonostante io abbia un botto di roba da leggere, passiamo a quello che mi è stato spedito dagli editori. Nell'ultimo periodo ho ricevuto 2 pacchi a sorpresa dagli editori, per cui roba che non aspettavo. Ovviamente io apro tutti i pacchi che ricevo dagli editori in diretta Facebook, per cui nell'info box trovate il link alla sezione video della mia pagina Facebook se volete guardare gli unboxing, se volete informazioni in più, perché comunque qui ve li presento più o meno e basta. Comunque, un libro che ho ricevuto a sorpresa, questa
veramente una sorpresa, e Diario di un Minecraft Zombie, edito da Nord Sud Edizioni, che sarebbe una branca di Salani Editore, per cui in realtà il pacco l'ho ricevuto da Salani. Non me lo aspettavo, è un libro, ragazzini, sarà sicuramente una collana, questo qui è il primo volume, dedicato a Minecraft. Io non sono una videogiocatrice di Minecraft, ma in generale non gioco ai videogiochi, a parte Tekken ci gioco molto volentieri. Non so come reagire di fronte a questo libro, perché ovviamente non l'ho richiesto, non fa parte del mio stile, di quello che leggo solitamente. Devo dire che, visto che è molto breve, sono una settantina di pagine ed è scritto abbastanza largo, sicuramente lo leggerò se non altro per curiosità. Altra roba che ho ricevuto a sorpresa, e questa qua è stata veramente una sorpresa grossa, l'ho ricevuta da Eris Edizioni. Eris è una casa editrice di fumetti con cui ho cominciato a collaborare da poco, al momento sto leggendo di loro Tumulto, e hanno deciso molto gentilmente di inviarmi Special Exits di Joyce Farmer. Questo qui è un fumetto, una graphic novel che è stata grandiosamente paragonata a Mouse. Infatti mi sto trattenendo dal buttarmici dentro, perché mi devo ancora riprendere psicologicamente da Mouse. Ovviamente questa qui è una loro nuova uscita, per cui in Italia è appena arrivata. Ha vinto tantissimi premi e parla del viaggio che ha compiuto l'autrice nell'accompagnare i suoi genitori alla morte, sostanzialmente. Nel senso, l'autrice si è presa cura di entrambi i suoi genitori degli ultimi anni di vita, e questa dovrebbe essere la loro storia. Anche a livello grafico mi ricorda molto Mouse, per cui tavole in bianco e nero, molto vintage in un certo senso, molto dettagliate, con queste espressioni del viso molto crude e rudi. Ho anche il segnalibro che è appena saltato fuori, che cosa carina che Eris ti fa i graphic novel e poi ti fa anche i segnalibri abbinati, è una cosa che trovo molto molto bella. È una graphic novel bella cicciotta, questa qui viene 17€ e vedremo quando arriverà il momento emotivo di approcciarci, sì. Passiamo adesso alla roba che avevo richiesto io agli editori. Mi è arrivata qualche tempo fa la newsletter del Castoro con le loro novità per bambini e ragazzi, e c'era un albo che aveva catturato il mio cuore. Sono stati così gentili da mandarmelo, ed è lui. E questo qui è La memoria dell'elefante, il viaggio indimenticabile di Marcello, di Sophie Sredi, con illustrazioni di Jean-François Martin. Non so perché lo tengo di qua, di solito la roba la tengo di qua. In ogni caso, nella diretta in cui ho aperto il pacco, lo sfogliamo tanto, per cui io vi consiglio di andare a guardare quel video lì. È la storia di Marcello, questo elefante che ha vissuto per tutto il Novecento e quindi ha visto tutto quello che è stato il progresso dell'uomo nel corso dell'ultimo secolo, per cui per esempio l'abbigliamento, ecco, per esempio, guardate, qui si parla del guardaroba di Marcello, il progresso tecnologico, eccetera, eccetera. Mi sembrava bellissimo. E qui per esempio c'è il cibo. È troppo bello, gli ho dato una sfogliata, non l'ho ancora letto per intero, io penso sicuramente che ne parleremo nel wrap-up del prossimo mese, perché non riesco a trattenermi. E questo qui a prezzo pieno viene a 18€. Secondo me, come regalo da fare ad un bambino, oppure anche per voi da esporre, se vi piace la storia, è troppo figo. Per quanto riguarda Bao, io da Bao aspettavo due pacchi, ne è arrivato solo uno, l'altro se l'è mangiato il corriere. Né io né l'ufficio stampa di Bao abbiamo idea di dove questo pacco sia andato a finire. Per cui, nonostante io stia aspettando ancora dei fumetti da loro, vi faccio vedere quello che intanto mi è arrivato. Anche per loro c'è stato un unboxing, mi sa che è lo stesso del Castoro, non ne sono completamente sicura. In ogni caso, io all'ufficio stampa di Bao avevo richiesto lui. Questo qui è Odio Favolandia di Scott Young, è il primo volume di una serie. Questa qui è la storia di una ragazzina che viene intrappolata nel mondo delle favole, non riesce a uscire e lì, insomma, ci cresce, perché arriva ad avere, se non mi sbaglio, 27 o 37 anni. E comunque rimane intrappolata in questo corpo di bambina boccolosa, però lei ha una personalità molto, molto poco da bambina boccolosa, cioè vi faccio vedere, le tavole erano belli, i colori erano fantastici, e ho deciso di richiederlo perché mi ricordava molto le atmosfere all'Adventure Time, alla Cartoon Network. Volevo qualcosa che mi facesse ridere, proprio di gusto, e che fosse una parodia del mondo delle fiabe, però volevo qualcuno che ci giocasse veramente con il mondo delle fiabe, cioè non i retelling, le robe mielate, oh mio Dio, Cenerentola invece di finire col cioè volevo qualcosa di figo, che avesse un impatto vero, qualcuno, perché secondo me, tipo sti retelling alla cavolo, vengono da qualcuno che il mondo delle fiabe, delle favole, non lo conosce veramente, non lo ama veramente, qualcuno che riesce a fare una cosa del genere lo adora veramente, quindi io sono veramente gasata all'idea di approcciarmi a questo volume qui.
Gli altri tre volumi che Bao mi ha inviato sono dei volumi che mi sono arrivati un po' a sorpresa, nel senso non li ho richiesti io, però la rappresentante dell'ufficio stampa mi aveva un po' detto cosa ci sarebbe stato, anche se non ero sicura comunque al 100%. Sono appunto tre e il primo è 18,3, Il tonno, la tigre e il tempo di Stefano Simeone. E questa graphic novel è cicciottissima, infatti considerate che costa 22 euro, nonostante non sia la classica edizione da 20 euro plus di Bao, capisco perché la grandezza necessita di un prezzo di copertina un pelino più alto. E questa qui è la storia di Francesca e delle 18,3 volte che si è innamorata. Ah, e non vi ho detto che Odio Favolandia viene 18 euro. Comunque, di questo fumetto qui sono già innamorata, l'ho sfogliato un po'. In realtà li ho sfogliati tutti, cosa che non faccio spesso. Quando ho dei fumetti, se o mi metto a leggerli o li lascio lì, cioè, però invece qui mi sono messa un po' a sfogliarli. Uno, innamoratissima dello sketch che c'è all'inizio, questo qui fatto ovviamente da Stefano Simeone, e questa qui evidentemente è una copia che è stata a Lucca. Due, sono totalmente innamorata dell'uso del colore all'interno del fumetto, sembra bellissimo. Vi faccio vedere proprio le prime tavole, per esempio, ecco, sono tavole in bianco e nero con il lettering colorato, cosa che non mi era ancora mai capitata e che apprezzo già molto, e tavole poi così. Innamorata. Gli ultimi due fumetti che mi sono arrivati da Bao fanno entrambi parte della collana Le città viste dall'alto, per cui quei fumetti che hanno un occhio di riguardo verso la location, cosa che se mi seguite sapete che per me è molto importante. E il primo è Ricomincia da qui di Steti Rasso, questo qui viene 16 euro ed è la storia di questo capo scout diventato grande, comunque tra i 20 e i 30, non diventato anziano, che deve capire se rinunciare al suo sogno oppure effettivamente continuare a inseguirlo nonostante le pressioni della vita di tutti i giorni, le pressioni della vita adulta, e del suo incontro con un ragazzino che si sta approcciando in qualche modo al mondo dei sogni, per cui è un ricordarsi quello che sognavamo di essere da ragazzini e capire come conciliarlo con la nostra vita adulta. Anche qui, bellissimo, delle atmosfere molto molto più dark. Ultimo, mi è arrivato la quarta variazione di Albei Longo. Questo qui ha uno strillone in copertina di Zero Calcare che dice avercene. E questo qui è un po' diventato il graphic novel famoso perché a Zero Calcare è piaciuto molto. Ed è la storia, anche qui, che riguarda un po' la crescita personale, l'introspezione, il capire cosa fare di se stessi, il cosa essere, decidere se si vuole rimanere fedeli a se stessi, decidere in che modo venire a compromessi con quella che è la vita di tutti i giorni. Molto bello. Detto questo, passiamo ad aprire il pacco. Prima di aprire il pacco mi stavo quasi dimenticando e ho due ultimi libri che ho comprato io. Questo perché qualche giorno fa è venuta fuori la storia che su Amazon c'era la quadrilogia dell'Amica Geniale con i libri in cartaceo a 15 euro. Adesso tipo il primo costa più di 15, cioè uno da solo costa più di quanto costava tutto il set, infatti nessuno ci credeva, l'abbiamo ordinato in massa ed è arrivato a tutti. Al momento il set non è più disponibile, per cui non ve lo linko nell'info box, vi linko magari il primo libro della saga dell'Amica Geniale se volete un po' sapere di cosa si tratta. Io comunque vi faccio vedere gli ultimi due, e questo qui è Storia di chi fugge e di chi resta, che è il volume terzo, e Storia della bambina perduta, l'Amica Geniale, che è il quarto e ultimo volume. Mi fa morire sta cosa che hanno scritto ultimo volume, cioè proprio per punzecchiarti, per farti del male. E i primi due io li avevo già, per cui ovviamente quelli che mi sono arrivati nel set li regalo. Passiamo adesso all'unboxing vero e proprio. Allora, all'inizio vi ho citato la mia affiliazione con Amazon. Come funziona? Questa è una cosa che dico sempre quando unboxo un pacco che mi arriva da Amazon, perché comunque ci sono tanti di voi che stanno guardando questo tipo di unboxing per la prima volta. Io, come tantissimissimi, credo tutti, booktuber, sono affiliata ad Amazon, per cui ogni volta che cliccate su uno dei link ad Amazon presenti nel mio info box, uno qualunque dei link, e comprate qualunque cosa, cioè dalla piuma fino alla macchina, se in America su Amazon vendono le macchine, credo che in Italia non si faccia, io percepisco una microscopica commissione che mi dà ovviamente Amazon e non mi date voi, nel senso, a voi non cambia assolutamente nulla. Io i soldi che ricevo da Amazon li uso per investire nel canale, per cui al momento ci sono dei libri in questo pacco, perché ovviamente io parlo di libri. In ogni caso, apriamo questo pacco qui. E l'ultimo buono che mi è arrivato a fine ottobre. Io però, per una ragione che adesso vedete, ho aspettato i primi di novembre per fare l'ordine. Era da 29 euro, che è il limite minimo per avere le spese di spedizione gratuite su Amazon. E io ci ho messo 3 euro di tasca mia, non ricordo bene, comunque ho messo veramente poco di tasca mia, prima parte del pacco che se ne va.
Io ovviamente ne approfitto in questo momento per ringraziare chiunque perda 5 secondi del suo tempo per passare attraverso il mio link prima di comprare su Amazon, siete veramente gentilissimi e questa cosa mi aiuta un sacco nel foraggiare il canale, ma veramente veramente tanto. Per cui grazie, è un gesto piccolo che però veramente per me vale un sacco. Il primo volume che tiro fuori è un volume che spero vi interesserà un sacco, è un volume che spesso e volentieri mi consigliate, ma che comunque io avevo un wishlist da secoli, da ancora prima di aprire il canale molto probabilmente. E questo qui è Persepolis di Marianne o Marjan, non ne sono assolutamente certa, Satrapi. Questa qui è la nuova edizione integrale edita da Rizzoli Lizard al prezzo di copertina di 24 euro. Nel momento in cui mi è arrivato il buono, ecco cosa mi ha convinta, poi mi ha dato la spinta finale a comprarlo. Nel momento in cui mi è arrivato il buono è partita anche la promozione su Rizzoli Lizard, per cui l'ho avuto invece del classico 15% di sconto che applica Amazon su tutti i libri al 25%. Non so se la promozione sia ancora valida, in ogni caso vi basta cliccare sul link nell'info box. È un fumetto molto importante, non solo nel mondo del fumetto, è un fumetto importante in generale, proprio un po' alla Mouse, quelle robe importanti da leggere a prescindere che voi siete lettori di graphic novel o meno. È stato il primo fumetto iraniano ad avere veramente un peso importante nella letteratura mondiale. Marianne Satrapi è iraniana, però non può tornare nel suo paese, credo che ancora ad oggi non le sia permesso di farlo. È fuggita per sfuggire all'oppressione dell'Ayatollah ed è andata in Francia, per cui è un fumetto che è stato originariamente pubblicato in Francia. Vi faccio vedere qualche tavola e ovviamente parla di quello che è il suo paese e la sua cultura, di quello che ha vissuto lei, c'è un fumetto molto autobiografico e ne è stato tratto, penso nel 2008, io ero in piena adolescenza, un lungometraggio, ricordo fosse un lungometraggio, un cortometraggio animato che ha anche vinto l'Oscar. Fun fact su questo pacco, adesso Amazon utilizza anche un corriere che dopo il primo passaggio, quindi non dopo 3, ma dopo il primo, ve li invia direttamente in giacenza. Abbiamo passato delle ore molto piacevoli, io e il servizio clienti Amazon e il corriere, per tentare di farmelo riportare, c'è stato assurdo. In ogni caso, per voi dateci un occhio, il secondo volume che tiro fuori è bellissimo, è già dalla copertina. E questo qui è La mia vita di Agatha Christie, ovvero è una delle autobiografie della regina del giallo. Se mi seguite sapete che io amo Agatha Christie, amo il personaggio di Poirot. Questo qui è edito nella collana Oscar Mondadori al prezzo di 11 euro, anche questo ce l'avevo in wishlist una vita, però quello che mi ha convinta a prenderlo è stato il fatto che anche sugli Oscar Mondadori è partita una promozione del 25% di sconto, per cui l'ho pagato molto molto meno. È un bel volumone, io conto di recuperare, è anche impolverato, io conto di recuperare comunque tutto quello che la Christie ha scritto su se stessa, è scritto piccolino, vedremo. In ultimo, la chicca di questo ordine, il libro per cui voi probabilmente vi disiscriverete dal mio canale, è anche il motivo per cui ho aspettato tanto dal 22 ottobre fino a dopo il 1 novembre per fare questo ordine qui. In pratica parlavo con una mia compagna di scuola e mi diceva che in un programma radiofonico aveva sentito parlare di un libro chiamato L'uomo seme, che racconta la storia vera di un paesino in cui tutti gli uomini sono stati massacrati perché si sono rifiutati di piegarsi a Napoleone, un paesino francese. Le donne quindi sono rimaste completamente da sole, cioè non c'era nemmeno più il prete, sono stati fatti fuori tutti e per 2 anni sono rimaste solo lì loro. Per cui dopo un po'... tirando fuori intanto. Dopo un po' si sono messe d'accordo per dire che il primo uomo che sarebbe arrivato al paese sarebbe stato tipo passato in giro per tentare di ripopolare, ma anche perché una donna dopo un po' tende ad avere dei bisogni. E quindi questa qui è la storia di una delle donne che ha raccontato quello che è capitato e racconta anche l'arrivo di quest'uomo. E io tipo guardavo le mie compagne e dirò, no, lo voglio assolutamente. Solo che mi diceva che è un po' difficile da trovare. In realtà il 1 novembre è ritornato disponibile su Amazon, per cui io ho detto, va bene, prendiamolo assolutamente. E questo qui è L'uomo seme di Violette Alinot, ovvero la donna che poi ha lasciato nel suo testamento tutta questa sua esperienza. Questo qui è edito da Fandango Playground al prezzo di 7 euro, io però l'ho pagato 5 euro e specie, sono una 60ina di pagine, un libro molto breve. Cioè, io vi consiglio di cercare questo libro su Google perché usciranno centinaia di articoli, è proprio un mini caso editoriale.
mi sembrava troppo divertente da leggere e quindi doveva far parte della mia libreria. Lettori, questo video è finito, spero che vi sia piaciuto, fatemi sapere nei commenti se vi ho stuzzicato con qualche libro che vi ho mostrato, quali sono i prossimi libri secondo voi che dovrei comprare, se avete raccomandazioni, in ogni caso sapete che io accetto di buon grado tutto. Io vi mando un bacio e ci vediamo martedì.